Pace bene, buongiorno. Oggi, 1° luglio, ricordiamo Santa Ester. Ascoltiamo. Ester era una bellissima donna della tribù di Beniamino, deportata assieme a gran parte del popolo ebraico a Susa all'epoca del re Joachim. La giovane era rimasta orfana di entrambi i genitori. Lo zio Mardocheo si era preso cura di lei, allevandola come una figlia. Questi, sebbene suddito fedele, cadde in disgrazia presso il potente Aman, che ricopriva la carica più alta del regno, allorché si rifiutò di piegare il ginocchio e di prostrarsi davanti a lui. Ritenendosi insultato gravemente, Assam emanò un decreto con il quale si dava ordine di sterminare lui e tutto il suo popolo. Preso dal terrore, Mardocheo decise di ricorrere all'aiuto di Ester, chiedendole di intercedere presso il re, che si era invaghito di lei, in favore di se stessa e di tutto il suo popolo. E così la ragazza, dopo aver lungamente pregato il Signore, prese il coraggio di presentarsi al cospetto del sovrano. Al momento di parlare, però, presa dall'angoscia, cadde svenuta. Il re si commosse grandemente e accettò un invito a cena della ragazza. Ma in quell'occasione Ester non volle rivelargli nulla. Rimandò il momento ad una seconda volta, quando invitò ad un banchetto il re insieme ad Aman. Durante la cena rivelò la sua origine ebraica ad Assuero, facendo così intendere al re che anche lei sarebbe stata condannata a morte, insieme a tutto il suo popolo. La reazione del re fu furiosa, condannò al patibolo Assam e i suoi 10 figli che avevano tramato e promulgò un nuovo decreto con il quale ordinava agli ebrei di combattere i propri nemici. Santa Ester, una donna diventata poi l'innamorata del re proprio per la sua bellezza, ma non solo, anche per le sue maniere eleganti. Si ritrova al centro di una storia terribile in cui la violenza del sovrano è scagliata contro tutto il popolo ebraico, per motivi futili, per motivi di dimostrazione del potere. Perché posso farlo, allora divento violento, allora uccido. E qui proprio la presenza di questa Ester, che con le sue maniere delicate, di mediazione, di colei che sa aspettare il momento giusto per parlare, ecco, riesce a risolvere la situazione evitando la strage del popolo di Israele a quel tempo. Quindi preghiamo per tutte le persone che si trovano in situazioni difficili affinché gli venga data proprio questa virtù, quella della mediazione, che è fatta di pazienza, che è fatta di mitezza, che è fatta di saper aspettare il momento giusto opportuno per poi riuscire a conquistare le persone, a riportarle dalla via della violenza alla via dell'amore. Santa Ester, prega per noi.